Se si pensa alla posizione geografica di Rimini, è facile pensare che Francesco abbia sostato più volte in questa città. Gli storici parlano di due sue visite, nel 1215 in compagnia di Frate Leone e nel 1224 quando alloggiò nella parrocchia di Santa Maria in Trivio, già tempio di Diana Trivia, lasciando dopo giorni di predicazione i fondamenti per il convento dei suoi frati. Questa è l'origine di quello che ad oggi è l'ex convento San Francesco, sito in via 4 Novembre, proprio dietro il tempio malatestiano di Rimini. Alla fine del 1200 i francescani infatti eressero in stile gotico la chiesa in onore di San Francesco ed acquistarono una notevole superficie nella quale con il passare del tempo costruirono un grande convento. Il primo chiostro risale al 1330. Ben presto fu costruito anche un cimitero per soddisfare il desiderio delle famiglie nobili della città. Con il passare del tempo alcuni locali del convento, soprattutto il refettorio e la sala capitolare, furono arricchiti da affreschi di noti pittori riminesi. Alcuni sono stati attribuiti a Giotto. La presenza dei francescani con il passare dei secoli fu messa in particolare evidenza dalla biblioteca, cui fece seguito un'intensa attività libraria riminese. Chiese e convento sono andati distrutti in buona parte dai bombardamenti dell'ultima guerra. Ad oggi ciò che resta dell'antico convento San Francesco sono le mura di cinta che delimitano la struttura di cui rimane solo il ricordo, sotto gli occhi di tutti, in pieno centro, a Rimini.